101, grandissimo, grande. Va l'applauso. Comincia così con il saluto al partigiano Piero Baldi il 25 aprile dell'ex premier Matteo Renzi, che sceglie Cavriglia per ricordare la liberazione. La commemorazione è davanti al cippo che ricorda l'eccidio di Castelnuovo dei Sabbioni. Qui il 4 luglio 1944 vennero uccise 192 persone. Ho visto la gente impiccata e mio nonno morto da tedeschi in piazza. Con l'ex consigliere regionale Enzo Brogi sempre al suo fianco, Renzi raggiunge il teatro comunale di Cavriglia. La parola guerra non è un videogioco, non è un film, è un qualcosa che è esistito ed è tatuato come una cicatrice nella pelle delle persone più anziane. Oltre ai tanti cittadini a seguirlo, c'è tutto lo Stato Maggiore del PD toscano e aretino. Si entra subito nel tema primarie con una stoccata agli scissionisti. Quando qualcuno se ne vuole andare, si prova a dirgli fino all'ultimo rimani. Alla fine si fa ciao, bocca al lupo, buona strada. Perché noi non possiamo permettere a nessuna minoranza di bloccare il cammino dell'Italia. Grillo dice uno vale uno. Poi vince quell'altro e dice no, questo mi garba. Dall'altra parte Berlusconi non ha mai avuto particolare sensibilità, diciamo, sul tema. Decidono, si prende questo e quello. Noi siamo diversi. Renzi affronta anche lo scandalo Consip e non è mancata la polemica sull'Europa. Non i blogger grillini, non gli aspiranti stregoni, le persone deputate, cioè i magistrati, vadano rapidamente a sentenza, perché noi, caro Enzo, la parola onestà non la lasciamo in prestito a nessun altro. Siccome noi tutti gli anni diamo 20 miliardi di euro all'Europa e ne prendiamo indietro 12, io per 3 anni gliel'ho detto con le buone. Adesso, e devo dire che il governo Gentiloni ha accettato questa linea, c'è un modo molto semplice per risolvere il problema. Voi non mantenete l'impegno sui migranti? Benissimo. E noi non manteniamo l'impegno sui soldi. Ultima tappa al circolo PD di Cavriglia, intitolato ad Enrico Berlinguer.